Sindaco, un'altra riunione, un altro confronto con gli operatori del mercato coperto, dopo l'incendio ovviamente che ha danneggiato la struttura. Si parla di, cioè, non c'è un tempo certo per la riapertura, ma ci sono delle soluzioni che state trovando per dare possibilità a loro di ritornare a lavorare. Sì, perché abbiamo deciso insieme ai Vigili del Fuoco di iniziare a fare subito i lavori, dare una data certa per ristrutturare tutto il mercato, come auspica qualcuno, significa tenerlo chiuso un anno e non ce lo possiamo permettere, non se lo possono permettere gli operatori che devono arrivare alla fine del mese con le loro famiglie, non se lo può permettere tutta la città, perché abbiamo capito che il mercato è il cuore pulsante di tutta l'economia cittadina. Quindi abbiamo concordato con i Vigili del Fuoco di fare quei lavori necessari, strettamente necessari, per un'apertura in deroga nelle more di una ristrutturazione più completa dell'edificio. Stiamo andando avanti con i lavori, siamo a buon punto, certamente ci sono degli intoppi, ci sono delle accelerazioni, ma ci sono anche degli ostacoli. Abbiamo aggiornato gli operatori e abbiamo consentito loro di aprire in via Prosio e successivamente nei prossimi giorni stiamo allestendo l'allargamento di questa zona pedonale dedicata alla vendita dei prodotti alimentari e non alimentari anche nelle vie circostanti. Chiaramente ci vuole una collaborazione da parte di tutti, abbiamo creato un bel clima di sinergia in un momento di forte apprensione, ma ce la stiamo veramente mettendo tutta per garantire questa offerta commerciale, per dare anche un po' con questa modalità vivacità alla città. Tra l'altro si parla anche della, quando ci sarà l'apertura, di vigilantes, dicevate che sì, avete già. Sì, è una delle questioni che abbiamo dibattuto con i Vigili del Fuoco, cioè l'antincendio può essere garantito da una presenza di un autobot e da persone qualificate che hanno fatto il corso di antincendio nelle more di una costruzione di un'impiantistica che necessita del tempo per essere installata, e quindi stiamo andando verso quella direzione. E c'è poi il nodo Civitas. C'è un discorso tra proprietà del comune e di Civitas, come sapete c'è una società che ha in pancia degli immobili comunali tra cui il mercato, questo è stato certificato, siamo in rapporti con Civitas per capire chi fa che cosa, noi comunque come amministrazione, io in particolare come sindaco mi sono assunto la responsabilità tramite una delibera di giunta di fare tutti i lavori da subito necessari per la riapertura del mercato. E un eventuale risarcimento danni? Risarcimento danni sono dei procedimenti giudiziari che andranno valutati, al momento non c'è nessuna richiesta, al momento in cui ci sarà un giudice che dirà chi ha cagionato l'incendio, a cui anche il comune parte lesa probabilmente si rivolgerà. Vice Sindaco, un altro incontro con i commercianti del mercato coperto, lei ha proposto per allargare la zona sia via Ruffini che già pedonale, ma via della Repubblica, e loro hanno chiesto via della Repubblica, come vi muoverete? Esattamente, cioè dal punto di vista commerciale, quello che ho la mia competenza è far lavorare più attività possibile, però io devo recepire tutte le loro istanze. Si è ipotizzato di sfruttare la pedonale di via Ruffini, adesso è emerso la possibilità di via della Repubblica, quindi valutiamo le istanze, adesso ci dobbiamo dare delle tempistiche perché io devo dare delle risposte immediate. Abbiamo già perso tempo, quindi entro venerdì, massimo entro lunedì, recepirò tutte queste istanze in modo tale da poter far lavorare in via della Repubblica, quindi nella zona, diciamo, di fronte al mercato coperto. È tramontata l'ipotesi della GIL o di una tensostruttura, come avevano chiesto alcuni rappresentanti, due legali che rappresentano alcuni mercatari? Assolutamente sì, la GIL non è più appetibile, io l'ho proposta dall'inizio, sono sì, stato chiaro sì. Di questo, secondo me il piano B era la GIL, perché poi dislocava un po' tutti, no? Tutte le attività, perché potevamo chiudere quell'area, avevamo i bagni, avevamo la luce, diciamo, sì. Andiamo avanti su via della Repubblica, ormai è passato, cerchiamo di far lavorare più attività possibile. Sono dalla parte dei commercianti e speriamo che ci siano risposte abbastanza celeri.